Bentornati sul canale. Ma no, non cadere, stai con noi. Allora, mi sono sembrate molto molto originali. In ogni confezione un animale marino, ma... Tu vuoi questo, lo sai. Ovviamente lo squalo. Io la tartaruga. Ma in collaborazione con l'acquario di Genova. Allora, l'acquario di Genova praticamente è la mia vita. Cioè io è da quando sono nata che vado all'acquario di Genova, sì. Anche se da molti, molti, e dico molti anni che non ci andiamo. È vero un po', perché siamo andati a Gardaland, siamo andati al Sea Life, abbiamo fatto anche a quello di Cattolica, siamo andati. E anche a quello di... Credo al mio compleanno. Sì, esatto. Allora, io voglio la tartaruga. Tutti e cinque, sono questi cinque. Tutti in un pacchetto. Allora, scopri il fantastico mondo degli animali marini con i personaggi 2D. Inquadra il QR che trovi all'interno di immergiti nell'acquario con gli animali marini. E va bene. Andiamo. È bello, sai che è bella anche la confezione? Perché prendendo più in alto... Potremmo trovare o uno squalo, o una tartaruga, o uno degli altri. Distrutto tutto. Vai. Ce n'è uno solo, perché sembrava abbastanza pesante da poterne contenere due. Questa stavolta sono fiducioso del fatto che ne troviamo due. E invece no, è uno solo. A voi le patatine, dammi. Sì. Non hai guardato il contenuto? No, assolutamente. E vedo che c'è una cosa meravigliosa in primo. Gialla? Un cartoncino. Che quello non manca mai. Il solito cartoncino. Casomai qualcosa di giallo. Di giallo. Di giallo cosa potrebbe, che non si vede? Fuori fuoco, perfetto. Aspetta che mettiamo a fuoco. Più o meno. Non riesce perché stai chiudendo la mano. Eccolo. Cos'è? Gira. Un codice 250068. Pensa che roba. È un codice... No, ma veramente, ma state scherzando. Beh, sinceramente capisco che poi c'è il codice per andare a vedere, ma il nome del pesce scrivino. Che ci vuole? Allora, sono 2D e sono carini. Sono gommosi. Anche carino. E questo è il pesce cod 250068. Sono carini, 2D. No, ma quando vai a vedere con questo codice ti dice che c'è. Sì, no, vabbè. Bisogna cliccare sul QR code che è questo qui. Eccolo qui, scusate. E a questo punto si vede l'animale tropicale. Però, ripeto, piuttosto che scrivere un numero sarebbe stato più carino, a meno che si stacca, no? Scrivere il nome dell'animale o scrivere acquario di Genova? No. Vabbè. Comunque, che poi io bella la collaborazione. Ma non hanno mai fatto la pubblicità di acqua di Genova. Quando l'hanno fatta, anche perché è bellissima l'acqua di Genova. Sì, è veramente bello. Quando l'hanno fatta, ero strafelice perché, cioè, meritava la pubblicità. Ti credo che abbiamo visto anche dietro le quinte, c'è il tour dietro le vasche, che insomma, carino per vedere tutto ciò che avviene dietro le quinte dell'acqua di Genova. Io non me lo ricordo più, no. L'acquario di Genova, perché è troppo che non ci vado. Allora ci dobbiamo tornare. Mi ricordo però l'acquario dove siamo andati per il mio compleanno. Quello con gli squali di Cattolica. No, con le lontre. C'erano anche le lontre, era diviso in parti. I coccodrilli, ma c'era anche gli squali toro. A Gardaland, credo. No, quello era a... non mi ricordo. Perché c'era anche il Sea Life che avevano chiuso, c'era un altro acquario con anche gli squali un po' più piccolo. Quelli più belli sono stati quello di Cattolica. Ah sì, quello vicino al laboratorio della scienza. Esattamente, esattamente. Dobbiamo ancora fare quelle recensioni, poi ne parleremo di quei due posti. Sicuramente. Il laboratorio della scienza era molto bellissimo. Bello. Poi c'era questo acquario dove c'erano questi coccodrilli giganti. Sì, sì, uno era gigantesco. Gli squali poi c'erano. Quello di Genova è più concentrato sui pesci, ma ci sono i delfini. Oltre che gli squali sì, martello, ci sono i delfini con una vasca una delle vasche più grandi d'Europa. Ora mi ricordo! Cioè, praticamente ho rivisto mezza infanzia. L'acquario di Genova. Mezza infanzia l'ho passata lì. Esatto, ci sono stati veramente tante tante volte. E quindi, mentre salutiamo degli operai sul tetto della casa di fronte, tranquilli e beati, anche se sono sul tetto tipo Spider-Man. Esatto, noi vi salutiamo e, come sempre, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!